diamo il benvenuto all'attore Gianni Macchia e pittore. E infatti volevo subito chiedere il tuo rapporto con l'arte che si sta rinnovando proprio in questi ultimi tempi. Sì, non è in questi ultimi tempi. In realtà, io ho Stai cominciato ridando vigore. ridando vigore con delle mostre molto Sì. importanti, questo, però diciamo una cosa che ha sempre appartenuto a me, perché quando sono arrivato a Roma, che ho cominciato a fare il cinema, io ero un performer di body art. Nel Perfetto. senso che nelle gallerie d'arte facevo delle performance legate al mondo dell'arte. Poi, a un certo punto della mia, diciamo, vita, durante anche l'attività cinematografica, mi sono trasferito a Hong Kong, dove ho cominciato a fare le mostre d'arte in maniera più professionale. Ho fatto mostre d'arte all'Art Center, ho fatto mostre d'arte a Hong Kong, a Parigi, all'ambasciata d'Italia in Brasilia, insomma un'infinità di mostre importantissime, che quindi diciamo così le due cose a un certo punto sono andate, hanno viaggiato in modo parallelo, tant'è che a un certo punto ha preso il sopravvento il mondo dell'arte, poi invece e mi cercavano i registi per fare dei film, ne ho fatti naturalmente, come voi sapete, di Sì. tantissimi e di bellissimi, a cominciare da quello che è il nostro Cavallo di battaglia. cavallo di battaglia Sì. Chiavarini Beh, fa un'apoteosi, ed è vero perché è un grande film di di Fernando Di costume. Leo. Sì, sì. Sì. E quindi diciamo Ma così. attualmente il tuo linguaggio artistico è più tradizionalista, informale, avanguardistico, come lo definiresti? No, io mi definisco un artista multimediale, nel senso che forse tende più all'avanguardia, perché è sempre partito dall'avanguardia quando facevo nelle gallerie di Pio Monti a Roma le performance all'Attico di Fabio Sargentini, e poi con Achille Bonito Oliva abbiamo fatto tutta una serie importanti. Quindi diciamo così, nasce dall'avanguardia ed è continuato, anche se io faccio tratto molto anche il figurativo, come avete potuto Sì, vedere nel nella quadro mostra. dedicato nella mostra alla attrice Monica Sì. Bellucci. E sempre però con un tocco, diciamo così, Esclusivo, dai, sì, di esclusivo, ingegno. Sì. Sì. Ma diverso c'è dal. qua un quadro di un grande artista del passato che avresti voluto dipingere? Guardi, sto per dire un'ovvietà, ma mi sento molto legato al Caravaggio. Ah, perfetto. Sì, E forse è quindi. una cosa un po' ovvia che tutti gli No, artisti, vabbè, ma lì è però importante. quei Quei giochi di giochi di chiaroscuro, chiaroscuro, la la passione. passione, quella Sì. cosa lì, diciamo così, mi accomuna Ti moltissimo. integra, dai. Sì, proprio Perfetto, così. l'ultima domanda, cosa ne pensi del rapporto tra arte e scienza? Dunque, io ritengo che l'arte è una scienza e che non ci sarebbe scienza se non ci fosse arte. Benissimo, benissimo. Perfetto, approfondiremo questi argomenti più tardi durante la manifestazione. Grazie di essere venuto.